Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi, a grande richiesta per la mia playlist relativa al Team Hub Plus, portiamo nel canale uno dei contenuti richiesti da molti di voi nei vari commenti che ho ricevuto. Ringrazio per anche la partecipazione alla visualizzazione, comunque un risultato. Devo dire, veramente non aspettato rispetto a questo contenuto, anche se devo dire che il team hub, il primo video del team hub è uno tra quelli che ha riscosso più successo sul canale. Allora, bando alle ciance, andiamo direttamente nel quello che è il contenuto principale del video, ovvero l'accesso alla pagina di gestione del modem. Alcune cose dopo scontate, ma è giusto anche dirlo, per effettuare l'accesso alla pagina gestione del modem Team Hub Plus occorre inserire nella barra di indirizzi, come se fosse un normale sito internet, 192.168.1.1. Arriviamo all'accesso della schermata delle credenziali. Questo, il mio nello specifico, è un Team Hub Plus ZTE OH388X, la sua denominazione tecnica, a differenza del Team Hub Plus Technicolor, che ha invece un'interfaccia differente. In entrambi i casi, comunque, occorre inserire le credenziali di accesso, che sono per la username, identificata come username web, admin sempre e comunque, e la password la trovate nell'etichetta che state utilizzando nella foto, che non è altro che sempre in corrispondenza della voce admin user web e password web. Vi consiglio sempre di effettuare una modifica di queste credenziali. Queste come se fossero le chiavi di casa vostra, prima di entrare chiunque, se potrebbe accedere a queste password, potrebbe bucare la vostra rete. Diciamo, questa è l'interface di visualizzazione dello ZTE, di Plus ZTE. Nel caso in cui abbiate un Team Hub Plus Technicolor, la schermata, l'interfaccia sarà di questa tipologia, come vedete in queste immagini. Devo dirvi che preferisco di gran lunga il Technicolor perché ha un'interfaccia molto più intuitiva rispetto allo ZTE, dove un po' le cose devi andarle a cercare nei vari meandri dei vari menu e sottomenu. Allora, lo scopo di questo video è quello di, come ho fatto in passato, per il Team Hub prima generazione, per intenderci, quella di accedere all'aperto delle porte. Per una questione di correttezza, io seguirò la procedura che potete gestire anche voi in autonomia attraverso il sito di DIM, dell'assistenza tecnica. Questa è la pagina dell'assistenza tecnica di TIM relativa alla configurazione del port mapping o apertura porta. Vedete, qui riportato TIM Hub Plus ZTE H388X, che non è altro che il mio dispositivo. Allora, seguiamo passo passo, anche se devo dirvi, ho visto già, non è che ci siano grandi indicazioni, a differenza della versione Technicolor. Il modem Team Hub Plus, quando è attivo, la connessione automatica router permette di impostare il port mapping e a rendere parzialmente visibili in internet uno o più PC della rete LAN privata per l'utilizzo di applicazioni come FTP server, gaming online e server di posta. Quindi questi tipi di impostazione si effettua spesso, per esempio, anche per i programmi di peer-to-peer, quella per condivisione dati, foto, immagini, video e altro, o per il gaming, i giochi, o anche per l'impostazione di server di posta elettronica. Allora, per configurare il port mapping, accedi alla gestione modem, cosa che abbiamo appena già fatto, quindi abbiamo fatto l'accesso dopo aver inserito le credenziali, da web nell'indirizzo http://192.168.1.1, inserisci la tua username e la password ed è login. Clicca su internet. Allora, andiamo, quindi seguiamo passo passo internet e poi dobbiamo accedere alla sezione sicurezza, giusto? Sì. Quindi seleziona sicurezza nel menu a sinistra e poi nella sezione port forwarding. Ok, quindi andiamo su sicurezza e poi abbiamo, in queste etichette che si trovano nella parte superiore, abbiamo la port forwarding. Ok, quindi siamo arrivati a quella che è la classica schermata che abbiamo anche
visto sul Technicolor, anche sulla prima versione, prima generazione, per l'inserimento delle che sono i nomi delle porte, i protocolli, i TPC e le tipologie di porte. Allora, riepilogando, quindi da home andiamo su internet, sicurezza add for warning. Volendo fare un esempio semplicissimo, andiamo su on come nominamento, mettiamo il nome, scegliamo la tipologia di protocollo, inseriamo NOST, solo un esempio per quanto concerne BitTorrent, ed applichiamo, quindi andiamo a creare l'app e vengono salvati i dati. Io la elimino perché non lo sto utilizzando. Ecco, questa ulteriore pagina che poi vi lascio comunque il link in descrizione è molto più dettagliato, per meglio dire. Abbiamo entrambe, vedete, le versioni del TMAB Plus Technicolor VGA 4331 e il TMAB Plus ZTE, il mio, l'H388X. Se andiamo sul Technicolor, beh, a parte compatibile offerta 1000 mega, 200 mega, va bene, tutti i dettagli tecnici della tecnologia Gigabit, vediamo se abbiamo le indicazioni relative alle impostazioni di configurazione di port mapping. Eccole qui. Queste sono praticamente le schermate del TMAB Plus. Purtroppo, ripeto, non posso farlo vedere direttamente dalla pagina del modem, avendo io uno ZTE. Comunque dico, basta entrare nella sezione servizi WAN, cliccare su mostra opzioni avanzate e scegliere una tecnica già definita tra quelli presenti in elenco. Aggiunge un nuovo port mapping IPv4 e definire i valori personalizzati del protocollo port DHCP, che poi non è altro che quello che visualizziamo anche noi nella stessa medesima pagina, quindi il nome del protocollo e l'indirizzo IP host 1 che deve essere aperto. Questa è la schermata dei servizi WAN dal TMAB Plus Technicolor. Mentre dallo ZTE non è altro quello che abbiamo già visto insieme nel port mapping, praticamente la pagina di gestione di assistenza fornisce semplicemente la schermata che vi ho fatto già vedere. Ovviamente la pagina scade, quindi occorre rieffettuare l'accesso qualora sia caduta. Ragazzi, video abbastanza breve, spero di aver risposto a molte delle domande che mi avete posto. Ripeto, purtroppo non avendo il Technicolor non posso seguire la stessa procedura, però vi lascio il link del video che potete trovare all'interno sempre della sezione del mio canale, all'interno delle playlist. Oltre alla playlist TMAB Plus è presente una vecchia playlist TMAB. All'interno della playlist TMAB sono contenuti tutti i video, tra cui anche quello relativo al port mapping. Praticamente l'interfaccia del TMAB Plus Technicolor è la medesima, quindi potete utilizzare lo stesso processo, stessa procedura. Ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio al prossimo contenuto. Ciao a tutti da marcialomotta.com.